Sorti improvvise tra i ragazzi, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, dando voce anche al Comitato Difesa Minori, chiede verifiche sul fenomeno e una capillare prevenzione. Sentiamo Angela Trentini. Pericarditi e miocarditi, patologie subdole e inabilitanti che colpiscono i giovanissimi. Purtroppo aumentano le morti improvvise tra i ragazzi e in assenza di un focus specifico sulle cause, le famiglie rimangono troppo spesso senza risposta. L'allarme arriva dal Comitato Difesa Minori che con l'iniziativa Chi ti ama, ti protegge, promuove lo screening cardiaco dalla nascita fino a 14 anni. Chiede alle ASL studi e verifiche sui dati. Tema molto importante e deve essere ad ogni modo correlato con l'acquisizione per quanto riguarda altri dati dei nostri minori, nel senso dell'uso di droghe che fanno, quindi delle patologie che hanno. Io credo che sia giunto il momento di fare chiarezza sui dati. Una sollecitazione che si vuol far arrivare anche a famiglie, uffici scolastici regionali e provinciali, presidi e associazioni sportive. Il Comitato Difesa Minori da tempo promuove manifestazioni ed eventi informativi per sensibilizzare su questi temi. Intanto i Novax attribuiscono queste tragedie ai vaccini, ma la garante per l'infanzia e l'adolescenza è convinta che le cause delle morti improvvise siano legate all'uso e abuso di tabacco, alcol e droghe. Bisogna porre chiarezza sulle morti improvvise, sullo screening cardiologico, sullo screening per quanto riguarda allora l'uso delle sostanze stupefacenti, l'uso di alcol. In tal modo riusciremo realmente a combattere un fenomeno importante per la tutela della salute dei nostri ragazzi e la responsabilità anche di noi genitori.